Radio Simeoni, sono ancora qui in onda per la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, che va in onda sempre da Radio Gamma 5 su 94 FM. E questa è la seconda parte dove leggiamo ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Abbiamo già letto il libro d'Anticristo, abbiamo letto parti del Gesù di Nazareth e dell'infamia umana, abbiamo già letto il Sentiero d'Oro. Stiamo arrivando e stiamo leggendo ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Prima di passare a questo, ci sono un po' di cosette da dire. Allora, la prima cosa molto importante da dire è che il centro sociale di Mestre della La Carrozzeria di Via Camarcello 14, Mestre Venezia, organizza per sabato 20 febbraio 1999. Allora, sabato 20 febbraio 1999 alle ore 16, una conferenza dibattito presentando le tesi del paganesimo, scusate, del paganesimo e della stregoneria, in una conferenza dal titolo "È sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società, dell'umanità e della natura? Magia, stregoneria e paganesimo, nuova terapia d'urto". La conferenza sarà sviluppata su quattro temi, sottotemi: cristianesimo e cattolicesimo come costruzione della perversione sociale, condizionamento educazionale e pulsione di morte come principi sociali dei cristiani e dei cattolici, determinazione e tensione espansiva dell'individuo come rimedio alla coercizione educazionale, la costruzione del paganesimo politeista come strumento attraverso il quale fissare il cammino sociale di libertà degli esseri umani. Il relatore sarà Claudio Simeoni, assieme all'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, e dopo la conferenza ci sarà il dibattito. Appuntamento dunque presso il centro sociale della La Carrozzeria, via Camarcello 14, per sabato 20 febbraio 1999 alle ore 16, per una conferenza dal titolo "È sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società, dell'umanità e della natura? Magia, stregoneria e paganesimo, nuova terapia d'urto". Dopo la relazione seguirà un dibattito. Grazie a tutti quelli che vogliono partecipare a questa conferenza, grazie a tutti quelli che sono interessati ai temi che stiamo dibattendo e che stiamo sviluppando. Bene, detto questo, scusate un attimo, faccio tornare indietro una cassetta, eccola qua, una vecchia cassetta, e c'è un altro argomento di cui ci tenevo. Dovevo parlarne già nella prima trasmissione, non ne ho parlato, lo parlerò adesso. Io in più di un'occasione ho parlato di quattro personaggi che io ritengo dei banditi nei confronti dell'umanità. Qualcuno ha sempre qualcosa da ridire e io voglio ribadire questo: i quattro personaggi che ritengo banditi non sono tanto i più banditi che abbia avuto l'umanità, ma sono quelli che gli stupratori degli esseri umani usano per mettere in ginocchio altri esseri umani, cioè sono quelli che vengono usati per continuare la perversione sociale. Io non ho nessun problema di indicare Hitler come assassino, come distruttore dell'umanità, però nessuno oggi come oggi userebbe usare Hitler per indicare agli esseri umani di mettersi in ginocchio a sua imitazione. Per cui non mi interessa niente di Hitler, mi interessa invece della macellaia dell'India, mi interessa di quella che i cristiani chiamano la Teresa di Calcutta, come assassina, come terrorista, come criminale, una che ha costruito dei campi di sterminio facendoli passare come ospedali per i poverelli, quando erano dei campi dove la gente andava a morire. Questa si rifiutava di portare la gente che stava male negli ospedali seri dove sarebbe stata curata. Questa ha rubato soldi alla povera gente americana. Ricordo di un furto che ha fatto un personaggio all'interno dell'assistenza sociale americana e gli ha dato dei soldi. Quando lei ha scritto una lettera al giudice perorando la sua causa, il giudice gli ha detto: "Guardi che i soldi che vi ha mandato sono stati rubati ai poveri americani, per cui sarebbe bene che lei li restituisse", e lei si è guardata bene dal restituirli. È amica di quell'altro macellaio, Laghi, quello che ha usato la giunta argentina a massacrare la gente. Lei era amica di Papadoko o suo figlio, che sono degli altri macellai di Haiti, hanno dovuto intervenire gli Stati Uniti e
un altro prete ha dovuto intervenire. Cioè, questa qua è un'assassina, una distruttrice del divenire umano, una distruttrice della capacità degli esseri umani di costruire la sua vita. Lei aveva una prerogativa, quella che lei si compiaceva di vedere la gente soffrire. Lei amava la gente che soffriva, perché la gente che soffriva probabilmente la rappava. Questo è vergognoso. Indicare questa terrorista, questa criminale, come esempio da imitare significa indicare la distruzione dell'umanità. Quando ci sono delle cause che producono degli effetti, non si agisce sugli effetti, ma se ne rimuovono le cause. Questo per indicare il mio concetto sulla macellaia dell'India. Secondo aspetto, Martin Luther King, un altro personaggio che è un criminale. Ci fu una guerra negli Stati Uniti, una guerra per le emancipazioni della gente di colore. La guerra si condusse fra il Black Panther Party da una parte e la CIA, le organizzazioni bianche, dall'altra. Bene, Martin Luther King fu quel personaggio che aiutò la CIA a smerciare, a spacciare eroina nei ghetti neri per bloccare il movimento del Black Panther Party. Le opinioni politiche le lascio a chiunque, non mi interessa niente. Io so soltanto che l'azione che veniva fatta in quel momento era per bloccare l'emancipazione dei neri negli Stati Uniti. E Martin Luther King e il suo movimento ha aiutato la CIA a sviluppare, a produrre il terreno su cui andare a spacciare eroina e bloccare il movimento dei neri. Esistono delle relazioni precise in cui si parla degli interventi di uomini di Martin Luther King all'interno dei ghetti e quando il loro intervento falliva, entrava la CIA, entrava la Guardia Federale a massacrare, arrestare e torturare. Chiaro questo, ora ognuno può prendersi la sua parte. Chiaramente se io fossi il governo statunitense direi ogni guerra si combatte con le armi che sono proprie, però io non sono il governo statunitense, io sono uno che costruisce libertà e anche se non sono d'accordo con il Black Panther Party, oggi, allora invece ero d'accordo, tanto per essere chiari, posso dire che il Black Panther Party stava combattendo una battaglia di libertà. Si può discutere sui mezzi, le finalità, gli intenti, tutto quello che volete, però l'intento era questo. L'intento di Martin Luther King era quello di mettere in ginocchio gli esseri umani e lo ha fatto aiutando la CIA a spacciare eroina. Poteva fare altre cose, poteva combattere il Black Panther Party e combattere lo stesso il potere bianco, poteva cercare un altro modo di vedere, di costruire il sistema sociale. Bene, tutto quello che lui avrebbe potuto fare non lo ha fatto, mentre invece le sue azioni restano e sono delle azioni insane, delle azioni sporche. A me non interessa il suo intervento personale, mi interessa cosa lui rappresenta. Lui ha rappresentato il braccio praticamente operativo per lo spaccio dell'eroina. Chiaro questo? Questo è Martin Luther King. Passiamo al terzo personaggio, Gandhi. Gandhi ha fatto una delle operazioni più sporche che l'umanità abbia visto. Davanti alla miseria e davanti alla repressione, egli ha insegnato ai repressi, ai miserevoli, ad essere repressi e miserevoli. Ha insegnato la pace non a chi usa la violenza rispetto al più debole, ma al più debole anziché affinché non si sottragga dalla violenza. Questo ha fatto Gandhi e per questa sua operazione va condannato davanti al Tribunale dell'Umanità. La violenza va bloccata quando il più forte la usa sul più debole, ma quando si parla di pace al più debole, affinché resti debole, affinché resti sottomesso, beh, è come la macellaia dell'India che dice, quando gli hanno chiesto, ma cosa dovrebbe fare i poveri per migliorare la società? E lei gli risponde, beh, i poveri dovrebbero sorridere di più, cioè dovrebbero accettare la sottomissione. Fra Gandhi e la macellaia dell'India, per me non esiste differenza. Passiamo al quarto, che viene usato in Italia essenzialmente, e i cattolici lo chiamano Padre Pio. Allora, Padre Pio è un truffatore. Tutto il discorso sulle ferite alle mani, sulle stimmate, eccetera, era una menzogna. Le aveva, le mostrava, ci giocava sopra, ha giocato a fare il santo per mettere in ginocchio gli esseri umani. Quando lui è morto, queste stimmate sono sparite, cioè non c'erano. Per cui era solo ed esclusivamente una truffa.
Chiaramente uno che dice io sono cattolico, io credo che lui sia un santo, sono fatti lo suoi, cioè davanti alla fede, la stregoneria e il paganesimo si arrendono, però questo personaggio è un truffatore e ha truffato la gente per metterla in ginocchio, per cui io per questo personaggio ho un assoluto disprezzo. Vorrei chiarire questi aspetti perché non ci siano equivoci. Quando io ragiono e guardo la vita, ragiono e guardo la vita dal punto di vista pagano, non ragiono e guardo la vita con gli occhi di chi chiede sottomissione ad un assassino. Questo deve essere chiaro. Per cui chi mi viene a raccontare le bubole sopra questi personaggi, cioè perché sono bubole, sono truffe, sono inganni, sono puttanate, tipo il sangue di San Gennaro che si scioglie, non è vero, è un falso. Ma è un falso che viene giocato e usato per mettere in ginocchio gli esseri umani. Quando si dice che la sindrome di Torino è il lenzuolo di Cristo, è un falso che serve per mettere in ginocchio gli esseri umani. Quando si dice che l'altro telo che è conservato invece in Spagna è ancora più antico, è un falso. Cioè, sono tutti falsi che servono per mettere in ginocchio gli esseri umani. Le falsi, la truffa, gli inganni. Sono cose che vengono usate per mettere in ginocchio gli esseri umani, non per costruire libertà. Non si può costruire libertà ingannando qualcuno, non può esistere l'inganno. Può esistere che la persona che stia costruendo libertà si inganni, si sbagli, erri, non veda delle cose importanti, però appartiene alla sua forza, alla sua divinità, alle sue trasformazioni. Ma quando si costruisce inganno, lo si fa solo per mettere in ginocchio le persone, solo, non esistono altre cose e queste sono delle truffe. Truffe che fanno comodo. Al governo indiano fa comodo che ci sia stata la macellaia dell'India, agli inglesi ha fatto comodo che ci sia stato l'assassino Gandhi, il terrorista Gandhi, agli Stati Uniti ha fatto comodo che ci sia stato Martin Luther King, alla Chiesa Cattolica fa comodo che ci sia stato un personaggio come Pio, come ha fatto comodo che ci sia l'altro, il croato, il macellaio croato che viene fatto santo, come ha fatto comodo che ci sia l'altro terrorista ungherese che è stato fatto santo, come ha fatto comodo che ci sia la Stein che è stata fatta santa, cioè questi personaggi fanno comodo la Chiesa Cattolica perché servono per mettere in ginocchio chi non si può difendere, per cui la loro colpevolezza è anche quella di essere esistiti, cioè di essersi prestati ad essere usati come strumenti per mettere in ginocchio la vita. Ricordatevi, chi distrugge la vita non ha nessun perdono, distruggere la vita è il più perverso e il più assoluto dei delitti. Ed ora andiamo avanti ancora. C'è intanto una errata corrige che devo fare dalla trasmissione di oggi. Oggi ho detto che il libro di Castaneda si intitolava, non mi ricordo più quello che ho detto. Comunque, il titolo esatto del libro di Castaneda è Il lato attivo dell'infinito. Cioè, Il lato attivo dell'infinito è il libro che Castaneda scrive nel 1998. E dove Carlos Castaneda scrive nel 1998 il lato attivo dell'infinito, scrive esattamente le stesse cose che ha scritto Claudio Simeoni nel libro L'Anticristo nel 1985. Cioè 13 anni prima che Carlos Castaneda scrivesse quelle cose, e Claudio Simeoni l'aveva già scritto nell'85. Perché questo? Cioè non è che Claudio Simeoni sia stato più bravo di Castaneda, semplicemente Claudio Simeoni è diverso da Castaneda. Mentre Castaneda ha incominciato il suo percorso da studioso, da ricercatore, da antropologo, Claudio Simeoni, quando ha cominciato il suo percorso di stregoneria, era un rivoluzionario fallito. Cioè Claudio Simeoni era un rivoluzionario che aveva fallito in tutti i suoi compiti, aveva fatto tutta una serie di cose, fra virgolette, straordinarie, però aveva fallito. Ebbene, il potere del mondo che ci circonda gli ha detto a Claudio Simeoni: ti piace vivere per sfida? Te la do io la sfida. E il mondo ha rifilato a Claudio Simeoni una sfida per ricostruire anche la propria esistenza. Per cui io sono partito da dove Carlos Castaneda
ha finito il suo percorso. Ma perché io sono diverso da Carlo Castaneda. Io ho il principio di libertà che è fondamentale. Carlo Castaneda, ricordiamo che fino alla fine praticamente lui aveva ancora degli addentellati col cristianesimo, lui vedeva ancora la vita con dei principi cristiani, cioè, non credeva nel Dio, non credeva nel pazzo di Nazareth, non credeva nella Chiesa, non credeva in niente di tutto questo, però aveva ancora la visione della vita in termini cristiani, vedeva ancora la vita con occhi cristiani, questa è la differenza. Io invece, da vecchio rivoluzionario fallito, vedevo la vita con occhi diversi, vedevo la vita col principio di libertà, per cui chiaramente eravamo diversi. Ed è logico a questo punto di vista che io sia partito esattamente da lui, da dove lui ha lasciato. E i passi che vi ho citato, Carlos Castaneda scrive nel suo libro, una spiegazione c'è ed è la più semplice che si possa immaginare. I predatori hanno preso il sopravvento perché siamo il loro cibo, la loro fonte di sostentamento. Ecco perché ci spremono senza pietà, proprio come noi alleviamo i polli nelle stie, i gallineros, i predatori ci allevano in stie umane gli humaneros, garantendosi così un'infinita riserva di nutrimento. Scrive Claudio Simeoni nel 1985, il guasto nel processo evolutivo della specie umana fu prodotto col contributo determinante di alcuni esseri ad un livello ben oltre quello che è il quarto livello di sviluppo della specie umana. Questi esseri, giunti a un determinato stadio di sviluppo, hanno abbandonato il sentiero verso la conoscenza del sé per arroccarsi nella coscienza di sé. L'energia vitale rallentava il flusso, mentre in loro aumentava il piacere per il sapore dell'energia vitale stagnata. Se la nostra specie vuole mangiare carne, alleva pecore, mucche e altri animali. Essi intervengono sui processi evolutivi della nostra specie al fine di assicurarsi energia vitale stagnata. Dice Carlo Castaneda come si rimedia questa situazione, come se ne viene fuori. Bene, Carlo Castaneda scrive: l'unica alternativa per l'umanità è la disciplina. Ma parlando di disciplina non mi riferisco ad uno stile di vita spartano, alzarsi la mattina alle 5 e mezzo e bagnarsi nell'acqua fredda fino a diventare blu. Gli sciamani interpretano la disciplina come la capacità di affrontare in modo sereno eventualità che esulano dalle nostre aspettative. Per loro la disciplina è un'arte, l'arte di affrontare l'infinito senza vacillare, e non perché siano forti o duri, ma perché sono animati dal timore reverenziale. Scriveva Claudio Simeoni nel 1985. Due sono i mezzi tecnico-strumenti che, partendo dal quotidiano della ragione, conducono l'essere umano allo sviluppo della coscienza di sé. Vivere nel quotidiano per sfida, o se si preferisce con volontà e determinazione, dando l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza per sviluppare la libertà del fare, accumulando potere di essere all'interno del sistema sociale, oppure sviluppare il sognare. Entrambi i mezzi possono essere usati dall'essere umano sia come unico mezzo per raggiungere la coscienza di sé, sia amalgamati e dialettizzati, fusi a formare un unico percorso soggettivo. E se questa non è autodisciplina, spiegatemi voi che cos'è l'autodisciplina. Questa è una precisazione fatta per la trasmissione precedente. E adesso che abbiamo detto questo, vediamo di concludere il pezzo che avevamo iniziato giovedì scorso. Il pezzo che avevamo iniziato giovedì scorso era preso da ciò che porta a manipolare l'attenzione. Abbiamo detto che il lavoro dei campi era importante e che dal lavoro dei campi, dalle divinità che interagiscono nel fare, nel lavoro stesso, noi possiamo vedere come veniva manipolata l'attenzione umana. Bene, abbiamo parlato di tutta una serie di divinità. E oggi continuo senza fare nessun riassunto delle divinità precedenti. Ognuno deve crescere mantenendo un equilibrio. E quell'equilibrio diventa robigo affinché eviti il saccheggio. Robigo sembra preservare le messi dalla ruggine, in realtà preserva il divenire delle messi dal saccheggio. Robigo indica il farsi venere all'interno di una relazione. Una specie non vive in sé, ma attraverso le relazioni col circostante. Il suo sviluppo è relativo allo sviluppo del circostante. Solo il macellaio di Sodoma e Gomorra dice agli esseri umani: andate e moltiplicatevi senza tener conto delle relazioni col circostante. Egli si spaccia come padrone del circostante. Ogni espansione deve tener conto delle relazioni fra sé e il circostante in cui si espande.
Ogni espansione deve essere un'espansione del circostante. Se all'espansione della specie non corrisponde un'espansione del circostante, si ha saccheggio del circostante per provvedere alla sopravvivenza della specie stessa fino all'estinzione della specie o al danneggiamento grave del circostante. Robigo aiuta gli esseri a farsi venere nei confronti del circostante e induce il circostante a farsi venere nei confronti delle singole specie che lo compongono. L'obiettivo del circostante è quello di svilupparsi attraverso uno sviluppo armonioso di tutte le sue parti. Quando lo sviluppo non è armonioso, si costruisce un nuovo adattamento. Quell'adattamento costituisce una nuova armonia che deve essere preservata e dalla quale intraprendere il cammino per lo sviluppo. Questo comportamento deve essere assunto anche dal paganesimo per il suo sviluppo. È necessario preservare sempre gli equilibri esistenti e forzare verso un cammino di libertà. Un cammino di libertà, lo sviluppo dell'oggettività all'interno della quale sviluppare un nuovo divenire. Il nuovo nasce dal vecchio, dalla sua trasformazione, non dalla sua distruzione. La distruzione porta con sé la necessità della ricostruzione ad ogni costo. Quando gli esseri umani sono costretti a ricostruire il proprio divenire, possono essere ridotti in schiavitù, in quanto la loro attenzione è legata alla ricostruzione del presente e non al tempo che viene il loro incontro e ai mutamenti che il loro fare prepara. Robigo insegna a farsi venere sia ai singoli esseri che al circostante nei confronti dei singoli esseri. Robigo manipola l'attenzione che soltanto quando viene fissata sul tempo che viene incontro può farsi venere nei confronti dell'oggettività. L'attenzione dell'essere umano è legata al crescere e allo sviluppo delle messi. Così l'attenzione degli esseri che definiamo parassiti è legata al loro divenire. Robigo manipola l'attenzione dell'essere umano, delle messi, degli esseri che gli esseri umani considerano parassiti, di Giove, dell'essere terra e molti altri, portandoli ad integrare i loro bisogni, le loro volontà e le loro determinazioni. Così Robigo è il guardiano delle relazioni, è il guardiano degli equilibri ed interviene ogni volta che un equilibrio viene rotto per ricostruire l'equilibrio. L'equilibrio è il momento di stabilità attraverso il quale la specie umana manipola la propria attenzione nel tentativo di diventare eterna. Senza l'equilibrio l'attenzione viene sviata dal tempo che viene incontro, per essere messa a fuoco nella ricostruzione del presente come effetto della distruzione passata. La distruzione impedisce la manipolazione dell'attenzione in funzione del proprio divenire eterno. L'importanza di Robigo consiste nell'amalgamare ogni volontà dell'esistente in un'unica volontà, tutte le determinazioni in un'unica determinazione. Questo era così importante che i cristiani non osarono distruggere Robigo. Tentarono di farne sparire il ricordo trasformando le robigaglie in processioni a favore del loro dio assassino. Ma il loro dio non amalgama l'esistente, lo distrugge in funzione dei suoi scopi, dei suoi desideri. Il dio dei cristiani si appropria dell'esistente per distruggerlo in funzione la distruzione della torre di Babele, tanto decantata dai cristiani, è distruzione del presente per costruire miseria e assoggettamento. L'azione dei cristiani è distruzione del presente per costruire assoggettamento. Se ieri i cristiani combattevano gli anatomisti, poi combatteranno il diritto all'aborto e l'organizzazione della sua prevenzione. Oggi combattono una battaglia feroce contro la bioetica nel tentativo di distruggere il divenire umano per fondare la loro miseria ed imporre il loro Dio. I cristiani lavorarono per centinaia d'anni nel tentativo di distruggere la funzione di Robigo all'interno del divenire umano e vi riuscirono prima appropriandosi delle manifestazioni religiose attraverso le quali Robigo era ricordato e poi sostituendo progressivamente gli intenti. Con gli intenti e i desideri del loro Dio, la parola divina. La distruzione umana era in atto. L'attenzione degli esseri umani veniva inchiodata al presente per costruire la loro sopravvivenza all'interno della distruzione del sistema sociale che i cristiani mettevano in atto per impedire loro di costruire il futuro.
marobico è equilibrio del circostante, è equilibrio delle contraddizioni, è equilibrio delle volontà, non è una statua, un'immagine dipinta, è una forza del circostante. Si può bloccare la ragione umana impedendogli di fondersi con il centro di energia vitale robico, ma robico è immanente sugli esseri umani ed è pronto a sopportare ogni sforzo d'uso della volontà. Così il fare degli esseri umani contadini ha plasmato un centro di energia vitale pronto e cosciente nell'intervenire per proteggere le vie alla libertà degli esseri umani e combattere la distruzione della specie umana che la pulsione di morte stava organizzando. Ruana risponde alle necessità di riservare il risultato del fare dell'attenzione. Quando l'attenzione si relaziona col circostante, il circostante può non gradire la relazione e tendere a sfuggire. Non sempre il circostante gradisce l'imposizione. Il circostante è formato da esseri, volontà e determinazioni, il cui scopo è diventare eterni. Egli reagisce all'imposizione delle volontà di un altro essere, si adatta, sfugge, si modifica, reagisce. Così la falce del mietitore può far fuggire i grani dalle spighe e disperderli nella terra. Le messi affinano la loro attenzione perché ciò avvenga. I mietitori affinano la loro abilità attraverso la loro attenzione perché questo accada il meno possibile. Ruana è l'affinare dell'attenzione attraverso il loro fare. Smarrire l'attenzione da parte dei mietitori significa compromettere il proprio futuro, il proprio divenire. Ruana liscia le linee di tensione affinché l'errore non sia grave. Ruana rappresenta anche l'atto attraverso il quale l'essere umano, affinando la sua attenzione, fa sì che questa, diventando parte dell'essere luminoso che cresce dentro di sé, non se ne stacchi. Ruana preserva l'attenzione dell'essere umano e la sua saldezza col suo corpo luminoso al fine di garantirgli il suo divenire. Mentre Ruana affina l'attenzione del mietitore, Messor affina l'attenzione del raccoglitore. Mietere e raccogliere la propria forza per diventare eterno. Mietere e raccogliere le messi per proseguire lo sviluppo nella sequenza dei mutamenti. Non dimentichiamo Runcina. Qualunque sia la condizione in cui si trova il campo, questo va ripulito. In qualsiasi stadio di sviluppo si trova l'essere umano, deve ripulirsi, impedire che storpiamenti penetrino nella sua struttura energetica, nella sequenza dei suoi mutamenti, sarchiare il terreno e mietere il terreno ha la pulitura del terreno come fine del fare. Ripulire il terreno significa permettere all'attenzione di continuare a spaziare nell'infinito dei mutamenti. Runcina è la forza che spinge alla ripulitura. Qualunque altro nome Runcina assuma, ripulitura di sterpi, potature, eccetera, ha lo stesso significato quando viene proiettata nel fare umano, dove la ripulitura del singolo essere è la ripulitura dell'intero circostante, in quanto il circostante è composto da ogni singolo essere. Separare i chicchi di grano devono essere separati dal resto della spiga per essere consumati dall'essere umano. Noduterensis e Terensis rappresentano il potere di essere di questo fare. Il fare dei contadini è individuato il fare dell'esistenza, quando il corpo luminoso deve essere separato dal corpo fisico per proseguire nella sequenza dei mutamenti. Si chiamerà Vidus, ma Vidus altro non è che no, Noduterensis e Terensis riferito al divenire dell'essere umano. Ci si potrebbe chiedere cosa è stato individuato prima. L'essere umano pratica un fare e un divenire da milioni di anni. Qualcosa si costruisce, qualcosa si fagocita, qualcosa si scorda, qualcosa si trasforma. Non c'è un prima né un dopo, c'è un fare attraverso il quale l'essere umano elabora il proprio pensiero astratto, adattandolo ad ogni specifica cultura, ad ogni specifico divenire, ad ogni specifico adattamento. L'attenzione nella separazione dei chicchi può avvenire perché un processo di trasformazione è stato messo in atto, perché le cose si sono trasformate, sono divenute in relazione col circostante. Così la separazione del corpo luminoso dal corpo fisico. Questo può avvenire
perché prima si è usata l'attenzione relazionandola col circostante. Il dopo è il risultato del prima. Il dopo può essere perché è stato costruito attimo dopo attimo, attenzione dopo attenzione, scelta dopo scelta, relazione dopo relazione, attenzione, scelta e relazioni hanno costruito il divenire eterno dell'essere umano. Attenzione, scelta e relazioni hanno prodotto i chicchi di grano di cui il sistema sociale si nutrirà per proseguire la sua sequenza di mutamenti per diventare eterno. La conservazione è importante per la fondazione del divenire. Il grano prodotto deve essere consumato sia per continuare a produrlo sia per consumarlo soltanto quando serve. Era necessario prestare attenzione ad ogni azione inerente alla conservazione del grano affinché tutto il processo di divenire non andasse distrutto. Con Vector manipolava l'attenzione affinché questa agisse in modo preciso durante il trasporto del grano. Con Vector, Volutina, Tutelina, Conditor e Prometor erano centri di energia vitale che assistevano alla conservazione. Non la conservazione come staticità, ma la conservazione del divenuto per prepararlo ad una nuova fase di sviluppo. Il divenire è una costante del circostante e non esiste un attimo in cui il divenire si esprime. Ma il divenire non è azione confusa, è determinata dalle condizioni. Le condizioni determinano il divenire, o se vogliamo, il soggetto attende le condizioni ottimali per continuare il proprio processo di divenire. Quell'attesa non è staticità, è attesa. La staticità è quando, in presenza di condizioni favorevoli allo sviluppo, questo viene impedito per un qualche motivo, l'azione della pulsione di morte o l'intervento di un'altra volontà. L'attesa è lo stadio in cui le condizioni oggettive non sono favorevoli al divenire, dunque divenire in quelle condizioni non è un non divenire. Così il divenire dell'essere umano non viene espresso in maniera confusa. La sua potenzialità deve essere riposta con cura, con Vector. Deve essere dispiegato con attenzione, Volutina. Deve essere protetto, Tutelina. Deve essere conservato, Conditor. E infine deve essere dispiegato, Prometor. Così è per l'attenzione umana. Questa è oggetto in sé, è oggetto di relazione col circostante, va riposta con cura quando non utilizzata per le trasformazioni, con Vector. Deve essere dispiegata con attenzione per essere dispiegata, Prometor. Lo stesso discorso fatto per le messi vale anche per il vino, di cui ricordiamo Metina, che presiede al vino nuovo ed era festeggiata l'ultimo giorno di novembre. Al centro del fare umano sta l'essere umano, ma non un essere umano che si erge a padrone dell'esistente. Un essere umano come parte integrante dell'esistente e che con l'esistente cammina verso il proprio divenire eterno. Bene. Con questo abbiamo finito il capitolo Ciò che porta a manipolare l'attenzione. È il quinto capitolo del Ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Ciò che porta a manipolare l'attenzione, proseguiremo il prossimo giovedì partendo da ciò che porta a diventare eterni. E anche qui parleremo sempre dell'agricoltura, cioè il fatto di costruire delle relazioni divine che passa attraverso il lavoro agricolo. Passando attraverso il lavoro agricolo si costruiscono delle relazioni divine. Questo vale anche per il lavoro in fabbrica, questo vale anche per il lavoro in città, questo vale qualsiasi tipo di lavoro, quando su quel lavoro, su quel fare, si concentra la propria attenzione, si concentra la propria energia vitale. Dunque, noi abbiamo le divinità relative al lavoro dei campi, che non sono solo divinità relative al lavoro dei campi, ma sono divinità relative allo sviluppo e al divenire dell'essere umano, che vengono lette, vengono interpretate attraverso la cultura che si ha nel lavorare i campi, cioè attraverso tutte le azioni che vengono fatte nel lavorare i campi e nel conservare le messi. Il fine è lo stesso, il fine è identico, e proprio perché il fine è identico, queste divinità diventano delle essenze magiche, diventano delle coscienze, diventano delle consapevolezze, e come coscienze e consapevolezze alimentano tutti i fari umani, cioè tutte le azioni che portano a rappresentare la loro coscienza e la loro consapevolezza.
Allora cosa significa? Significa che io non potrò più dimenticare la semina, perché la semina è un fare divino, è l'essenza stessa del mio essere divino. E finché io onorerò la semina, onorerò la divinità che sta alla base della semina, continuerò a seminare e insegnerò a mio figlio a seminare. Dunque, l'azione divina costruisce un centro di energia vitale, costruisce una divinità. Questa divinità riversa energia verso di me, verso chi fa quelle azioni che ha costruito lei stessa, per alimentare se stessa. Per cui io posso alimentare l'agricoltura, cioè l'agricoltura si diffonda fra gli esseri umani, perché l'agricoltura è importante per gli esseri umani, ma perché è così importante per gli esseri umani? Che gli esseri umani, di ogni singola azione di quel fare, di quella agricoltura, l'hanno trasformata in enti divini. Noi non partoriamo solo altri figli fisici, noi partoriamo anche degli dèi, noi partoriamo anche dei centri di energia vitale, e questi centri di energia vitale si alimentano proprio dalle nostre azioni, si alimentano proprio dal nostro fare. E questo è un principio fondamentale del paganesimo in generale, dello sciamanesimo, del paganesimo romano e di tutti i paganesimi che noi conosciamo. E per paganesimi intendo non la religione pagana di questo stato o di quello stato, ma la relazione fra l'essere umano e il divino che lo circonda. Questo fare è il paganesimo. Ed era quello che i cristiani disprezzavano, perché era quello che i cristiani dovevano distruggere per permettere al loro Dio di dominare gli esseri umani. Infatti, da quando i cristiani, per dominare gli esseri umani, hanno dovuto distruggere la cultura, la conoscenza, la sapienza, hanno dovuto distruggere le biblioteche, hanno dovuto distruggere le scuole, tutto hanno dovuto saccheggiare tutto il saccheggiabile possibile. Solo in quel modo hanno potuto mettere sotto controllo gli esseri umani. Perché questo? Perché il divino è una relazione fra il soggetto e l'oggettività in cui vive, il suo fare, le sue scadenze, la sua esistenza. Questo hanno dovuto fare i cristiani. Bene, e siamo arrivati a questo punto, vediamo un attimo. C'è? Chi Pronto? parla? Sara Baracca Burattini, che veniamo chiesto un'ombra anche per te. Ma va a quel paese, dai. Va bene. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti con un po' di cronaca, no? Visto che abbiamo anche la cronaca, vediamo un attimo dove l'abbiamo messa. Vi ho parlato oggi del discorso dei demoni, no? Allora, Wojtyla si è pensato di fare un'altra bellissima cosa. Wojtyla si è pensato di fare un altro ordine per scacciare i demoni. E fra i vari ritagli che ho qua c'è il ritorno in auge di un tale Melingo. Oh, vediamo un attimo se è giusto che sia sto Melingo. Vediamo un attimino. Sì, Milingo è un vescovo che era andato in giro a fare un po' di puttanate, e siccome io ho un po' di memoria, io mi ricordo una trasmissione fatta 10 o 12 anni fa, adesso non vorrei sbagliare, in televisione, dove a sto Milingo gli si è presentato Marco Dimitri, sapete, quel satanista dei bambini di Satana di Bologna. Bene, in quella trasmissione Milingo ha fatto una figura di merda. Perché? Perché davanti a un Marco Dimitri, stupido, ignorante, tutto quello che volevi, che gli contestava che Lucifero era luce, cioè che il demonio era luce, era bellezza delle cose, Milingo l'unica cosa che è riuscito a fare era sorridere come un idiota dicendo: ma tu non sei invasato da Satana. Per cui mi ricordo benissimo questa. Come mi ricordo di un piccolo articolo fatto sulle pagine locali di un esorcista delegato qua da CE a Venezia, non l'ho ritagliato quell'articolo naturalmente, che diceva: ma invasati e posseduti dal demonio io non ne ho mai conosciuti. Però in compenso, dalla Repubblica del 19 gennaio 1999, abbiamo la famiglia pensava che la piccola fosse indemoniata.
È una strega uccisa a botte. Losanna, a 11 anni, è stata ammazzata a botte dalla madre e dalla zia perché l'hanno spacciata per indemoniata. Questi sono gli effetti che vengono prodotti dall'attività antisatanica di Wojtyla. E anche Wojtyla ha esorcizzato qualcuno. Infatti vediamo un attimino qui dal gazzettino del 27/1/1999, anche Papa Wojtyla, esorcista, liberò un'ossessa. Questa è una grandissima cazzata, perché prima di tutto non esiste la possessione. Cioè, nessuna persona può essere posseduta da nessuna forza, nel modo più assoluto e categorico. Esiste la possibilità che una persona rompa la propria barriera del GH, cioè la parte interna del cervello si esprima verso la parte esterna, cioè segnali antichi, segnali di tipo quando era rettile, quando era un'altra persona, vengono all'esterno. E questo è possibile, ma che una persona non può essere posseduta da nessun'altra entità. Sì? Sì? Radiogramma. Sì, radiogramma. Buonasera. Buonasera. Scusi se disturbo. Telefono, siccome mi ha dato il vostro numero un conoscente, per un discorso del canone del Rai TV. No, guardi, deve telefonare dall'altra parte. 700-777. Qui siamo in diretta. Salve, arrivederci. Grazie. Nessuna persona può essere posseduta. Perché nessuna persona? Perché non esiste nessun essere, qualunque esso sia, neanche un essere di energia, che rinuncia alla propria velocità, alle proprie trasformazioni per diventare eterno, per andare a impegolarsi con un altro essere. Non esiste, anche perché per riuscire a compenetrare all'interno di una persona bisogna annullare la persona stessa, e si annulla anche l'essere. E non esiste nemmeno la possibilità di una eventuale possessione quando gli esseri umani buttano fuori l'obe, cioè hanno viaggi astrali, hanno viaggi in altri mondi. Perché questo? Perché comunque la carica di energia vitale che resta all'interno dell'essere umano mentre sta facendo queste cose è sempre superiore ed è sempre più grossa di qualsiasi essere di energia. E nessun essere di energia è talmente idiota, anche se è uno che si ciba di pulsioni di morte, di diventare una cosa diversa da ciò che è. Non è possibile, nel modo più assoluto e categorico. Cioè, sono soltanto fantasie erotiche dei cattolici che li portano a fare queste cose. Il problema vero di Gesù che scaccia i demoni è dovuto dal fatto che nei Vangeli ufficiali era necessario distruggere il Dio che cresce dentro il singolo essere umano, la scintilla divina all'interno dell'essere umano, perché questo era l'unico modo per dominare l'essere umano e metterlo in ginocchio. Per cui sono tutte cazzate. Il problema è che ci sono molte persone che hanno dei problemi mentali, hanno dei problemi psicologici, hanno dei problemi di personalità, di sfasamento della personalità. E questi anticamente c'erano anche i problemi epilettici che venivano identificati come possessione demoniaca. Ci sono tanti problemi che sono fisici e psicologici che sono sempre stati fatti passare come possessioni o altre cose, senza andare alla radice del fenomeno, senza andare a variare tutto questo. E abbiamo a Reggio Emilia, dal gazzettino del 30 gennaio 1999, a Reggio Emilia un bambino parla di diavoli e la maestra lo esorcizza. Una storia grottesca fra Satana e dintorni che rischia seriamente di costare il posto all'insegnante elementare di Reggio Emilia. In una scuola dell'ottavo circolo didattico, durante una lezione di musica, nella primissima periferia cittadina, qualche giorno fa un alunno parlava a voce alta di demoni, attirando l'attenzione dei compagni. La maestra ha pensato altro di staccare il crocifisso e di costringere il bambino a baciare il crocifisso. Sicuramente questo si è incazzato ed è una violenza fortissima che ha fatto la maestra. Perché? Perché per la maestra i bambini sono solo bestiame. La maestra è cattolica e i bambini sono solo bestiame che devono obbedire. Per cui si può permettere il lusso di umiliare il bambino. Più o meno quello che è avvenuto anche in provincia di Belluno, dove il maestro ha costretto bambini in ginocchio. Era per drammatizzare, però, per fare teatro di drammatizzazione. Ha umiliato semplicemente i bambini. Cioè, per lui i bambini sono oggetti, esattamente come il macellaio di Sodoma e Gomorra indica i bambini. I bambini sono oggetti di possesso, sono oggetti senza diritti. E gli oggetti senza diritti si possono stuperare. Poi alla fine va a finire questo. E se qualcuno dovesse esorcizzare buon Wojtyla, buon, fra virgolette,
doveva pensare a quel villaggio che c'è in Messico, dove lui è stato, villaggio che aspetta l'Apocalisse. L'unica data che la Vergine di Nuova Gerusalemme non è riuscita a chiarire con precisione nelle sue molteplici apparizioni dal 1973 ad oggi in questo paesino dello stato del Michoacán è il giorno della fine del mondo che tutti i seguaci di questa setta post-cattolica, in realtà è assolutamente cattolica, proprio sulla data dell'Apocalisse doveva andare a confondersi. In primo tempo il leader della comunità, Nabor Cardenas, ex sacerdote cattolico, ormai 88enne, aveva annunciato che l'inferno sarebbe arrivato sulla Terra nell'anno 1990, cioè diceva che la fine del mondo era nel 1990, dopo probabilmente ha dovuto spostarla. Ma il cattolicesimo fa andare fuori di testa, sì? Mi senti dopo che sono in camion? Sì, ti sento, dai. Vabbè, dai. E allora mi vuoi dire due cose. La prima cosa riguardo al discorso di ieri di fare due minuti fa, se parlavi di indemoniati, compagnia bea, no? Che se una chiesa che si trova a Caselle di Altivoe, mi sembra che si chiama, sì, Caselle di Altivoe, che sì, è delle zone del Monte Beuna, che si chiama, non mi ricordo più il nome, so che ogni anno gli fa una specie di pellegrinaggio, ma arriva su gente da distante. La conosco, la conosco. Allora, scusa, mi dico a mia, dopo cosa mai discordo per la radio. Sì, come c'è che si spiega che addirittura che se dei donne o dei ragazze migherline, che 3-4 uomini non si pone le sotto i bracci da quanto esagitate che se. E allora i che se di preti, dei robe, mica io uno che conosco un anziano. E mi diceva che andasse a camminare, ma mi nomo il cucuraio, non vedere che roba è là. Comunque non mi ricordo più come si chiama sta chiesa, ma arriva solo da distante, oh. Arriva solo da Torino, da Genova, da Brescia, arriva solo che c'è una confusione che fa paura. Ma e dopo vedi un'altra roba, ieri altro, passando pa un paese che mi vuole in giro a fare consegne così, avevo buttato l'oggio su, sento chi mette l'epigrafe fuori di bar, chi mette quando che muore uno, no, allora mette l'epigrafe. E gli era messo, questa persona qua è morta cristianamente. Cosa vuol dire quando uno muore cristianamente? Non ho mia capito cosa che vuol dire. Comunque metto solo, dai, vuol dire tanto, vuol dire la mia, dai. Okay. Saluto, ciao, dai, ciao. Ciao, ciao, Antonio. Allora, conosco benissimo quella chiesa, ci ero passato davanti almeno 600-700 volte in due anni che ho lavorato da quelle parti. E allora, la forza con cui non basta 5 uomini, se è l'unico dato che ti hai dato, beh, e ti dirò di più. C'è stata una volta una mare, che una madre di famiglia che ha fatto un incidente stradale e il figlio è andato sotto la macchina, non so esattamente come si è andato. Beh, sta donna ha acciappato la macchina, l'ha sollevata, che non aveva assolutamente la forza per farlo, e l'ha tirato fuori il figlio. Cioè, voglio dirti che la capacità psichica, la forza psichica di una persona, che non è spostare oggetti con la tele cinesi, no, no, è la capacità di concentrare tutto se stesso, specialmente in stati di alterazione della percezione, fa delle robe che sono spaventose. Una volta che avevo un amico, che adesso sto trovo che spuo anche in muso, che però, sto qua era paralitico. Beh, sto qua in stadio di ipnosi, sotto ipnosi, lui riusciva a camminare e a ballare. Per cui, quello che si può fare nella vita, si può fare tantissime robe che se strane, che se fuori dall'ordinario. Non è che siano fuori dall'ordinario perché che se il demone, perché se questo, ma perché effettivamente l'essere umano è fuori dallo schema della ragione, cioè ha delle risorse che sono enormi. Infatti è per questo che io e le persone praticate il crogiolo dello stregone, perché avete la possibilità di andare oltre a quello che siete. Questo è importante, però pensare che una persona che fa delle robe particolari la sia indemoniata anziché essere epilettica, essere altre robe, questo è un modo per dire alle persone: mi non affronto la causa di quello che ti provoca la tua distorsione mentale, fisica e psichica, non l'affronto, ti tengo da metterti in ginocchio, e uso quella persona per dire agli altri: vedete, dovete mettervi in ginocchio. Fra parentesi, sto prete conosciuto in zona sua Castelfranco e dintorni, e lui sa benissimo che non esistono indemoniati, però gli serve per soldi, gli serve per promozione turistica, gli serve per tutto. Parliamo di un'altra notizietta, un paio di sentenze della Corte di Cassazione.
Dice la Corte di Cassazione, dal Gazzettino del 19/1/1999, Cassazione è un reato, consiste in reato promettere eterna giovinezza. Rientrano fra i reati di truffa e come tali vanno punite le estorsioni di denaro fatti da sedicenti maghi che promettono riti magici capaci di assicurare l'eterna giovinezza. Ora, questa qua è una sentenza bellissima, cioè fatta dalla Cassazione, che nessuno ancora pensa dove va a parare sta cosa. Pensiamo alle indulgenze. È perché la Chiesa Cattolica col concordato si è detto questa è una questione di fede? Ma ricordatevi che far pagare le indulgenze per l'inferno e il paradiso equivale a un reato di truffa. Dopodiché la Chiesa Cattolica dice, ma sai, qui è una questione di fede, qua c'è il mio ambito religioso e io nell'ambito religioso, proprio per concordato, posso agire come meglio credo. Per cui questo è nell'ambito della Chiesa Cattolica. Però ricordiamoci questa sentenza della Cassazione, perché potrebbe venire molto ma molto buona, eh? E un'altra sentenza, che non è della Cassazione, però è riferita a una sentenza della Corte Costituzionale, è una sentenza che è stata fatta dal pretore di Macerata. A Macerata c'è stato un personaggio che è stato fermato dai vigili urbani, aveva il bollo auto o il bollo assicurazione scaduto, una cosa del genere, e ha recitato il porca Madonna qualche decina di volte, al che i vigili urbani l'hanno preso e l'hanno denunciato per bestemmia. Bene, ricordatevi questo, c'è una sentenza della Corte Costituzionale che dice che dire puttana Madonna, porca Madonna non è reato. Può essere censurato dal punto di vista religioso, il prete può mandarvi la scomunica, voi la usate come carta d'accesso ed è finita là. Ma non è un reato perseguibile penalmente. L'unico reato perseguibile penalmente è se voi bestemmiate, cioè se il porco, il boy, eccetera, lo date al Dio dei cristiani. Cioè se voi chiamate il Dio dei cristiani come porco, delinquente, boia, eccetera, senza delle motivazioni filosofiche, così come imprecazioni per strada, siete imputabili di bestemmia. C'è un piccolo particolare, il Dio dei cristiani non ha un nome, cioè il nome Dio è un nome generico da usare per qualsiasi divinità. Per cui non esiste il reato di bestemmia per quanto riguarda il Dio dei cristiani. Può essere reato di bestemmia per quanto riguarda il Dio dei musulmani, Allah, perché Allah è un nome proprio. Può essere una bestemmia rispetto al Buddha, perché il Buddha è un nome proprio. Può essere una bestemmia rispetto a Geova, perché Geova è un nome proprio. Non è possibile denunciare per bestemmia chi impreca contro il Dio dei cristiani, perché il termine Dio è un termine generico, finché i cristiani non daranno un nome al loro Dio, non avranno il diritto di essere protetti penalmente dal reato. Dopodiché, chiaramente, se uno dà dell'assassino ad Allah perché Allah ha commissionato a certi passi e certi versetti sul Corano, e questo ha portato Maometto a distruggere delle città ebree, a massacrare per imporre la sua religione, questo è un altro discorso, questo fa parte della dialettica religiosa. Sì, pronto? Andiamo avanti ancora. Pedofilia, arrestato l'arcivescovo di Cardiff. Un'inchiesta per pedofilia scuote la Chiesa Cattolica in Gran Bretagna. E il Ministero degli Interni guidato da Jack Straw. L'arcivescovo di Cardiff, John Ward, è sotto accusa per un presunto abuso sessuale su una bambina di 6 anni. È stato arrestato e interrogato a Londra e rilasciato in attesa di indagini. 70 anni, in Vaticano dal 1970 al 1980, l'altro prelato nega con sdegno ogni addebito, si considera bersaglio di una caccia alle streghe alimentata dai media. Vi ricordate Girl a Vienna? Vi ricordate Wojtyla a Vienna? Non sono i vescovi che stuprano i bambini mettendoli in ginocchio, sono i mass media che rivelano le loro azioni.
che a suo giudizio ha già travolto molti preti innocenti, sì, alcune centinaia negli Stati Uniti, oltre 100 in Australia, qualche decina in Italia, qualche decina in alcuni in Francia, in Belgio, non ne so, qualche decina in Francia. Bene. Parigi in 100.000 contro le coppie gay, ma questo ve l'ho già letto, no? Mi sembrava. Don Ghiotto non molestò lo zingaro. Attenzione, questo è dal Gazzettino del 26/1/1999. Il parroco di Venezia, cioè il parroco di Tessera, è stato assolto. Non fu pedofilia. Attenzione però, l'assoluzione è di ordine giuridico, non di ordine morale. Cosa significa questo? Significa che il parroco è stato assolto per pedofilia, tenendo presente però che il parroco ha effettivamente molestato e si è fatto il nomade, eh? Per cui è effettivamente ha fatto questo, solo che si è stabilito che il nomade aveva più di 16 anni, per cui a quel punto è diventata consenziente per legge, si sono fatte le loro cose che piace a loro farsi. E non è violenza su minori, perché il nomade ha più di 16 anni, per cui è stato assolto dal reato di pedofilia, non è stato assolto dal punto di vista morale, eh? Ce lo ricordiamo sempre queste cosette. Scontri religiosi dalla Repubblica, eh? In Indonesia, Jakarta. Scontri religiosi, 17 morti in Indonesia. In realtà sono oltre 90 ultimamente, fra cattolici, fra cristiani e musulmani. Si distruggono chiese, sinagoghe, cioè è effettivamente una guerra di religione. Non è uno scontro di pensiero o di cose, è proprio una guerra di religione per il possesso degli esseri umani, per poter mettere in ginocchio gli esseri umani, per stuprare i più deboli. Si stanno contendendo questo in realtà. Vabbè, ore 11, gogna didattica, ve ne ho già parlato. Ok, allora, visto che abbiamo già finito con sto milingo che torna a fare l'esorcista, passiamo a qualche altra notiziola che ci rimane da qualche giorno, eh. Savonarola divide i gesuiti dal 2 gennaio 1999, cioè c'è una guerra fra gesuiti e domenicani per far santo Savonarola. Siccome ho un libro a casa abbastanza interessante su Savonarola, prima o dopo vi farò una trasmissione, penso. Messa aerobica nei guai, prete rumoroso, eh? Corriere della Sera, 02/1/1999. Una messa di Natale un po' troppo movimentata e parte una denuncia contro il sacerdote per rumori molesti. Succede a San Paolo, dove ex professore di ginnastica di 32 anni si è trasformato nell'ultimo crociato della Chiesa Cattolica Brasiliana. Marcello Rossi, di origine veneto-pesarese, non lesina sforzi e anticonvenzionalità per attirare schiere di fedeli ad ascoltare e ballare le sue omelie. Cioè, talmente vuota la fede cattolica, il pensiero cattolico, cioè è talmente privo di vita, privo di interesse umano, che è costretto a ricorrere a balli, è costretto a fare della chiesa praticamente un posto dove ballare. E questo qua fa parte dei gruppi, credo, dei carismatici. Cioè un gruppo praticamente leader del movimento dei carismatici, un gruppo conservatore marginale in seno alla Chiesa Cattolica, ma sempre più forte in Brasile. Perché questo? Perché in Brasile i cattolici stanno perdendo terreno a favore dei battisti. Sì? Stanno perdendo posizioni a favore dei battisti e naturalmente questo qua ha deciso di fargli un po' la guerra. Il problema è che la guerra per la vita si fa col pensiero, non con la pulsione di morte. Bene, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Ho visto qualcuno che stava arrivando in questo momento e chiudendo qui la trasmissione vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ringrazio per avermi ascoltato e a risentirci a giovedì prossimo.